Un buon giovedì a tutti voi, amici, ben ritrovati. Scusate che spengo un attimo la tele. Oh. Allora, oggi giornata bruttissima, si piove veramente male, piove male. Questa mattina esco di casa, vado a fare un mio solito lavoretto, adesso non è che venga a dire proprio tutto, cose abbastanza personali. Mentre ero in macchina pensavo, oggi su cosa faccio il video? Stavo pensando, posso farlo su questo, su quello. Mentre ero in macchina, io ascolto sempre Radio Sportiva e sento rinnovo del Milan con la nostra partnerships di Fly Emirates, il nostro sponsor sulle magliette. E sento che questo accordo, non c'è scritto in che anno terminerà. Comunque, c'è stato questo rinnovo di contratto che porterà il raddoppio dei soldi, proprio il doppio dei soldi di quello che porta attualmente. Noi adesso prendiamo circa 14 milioni di euro dalla Fly Emirates e il nuovo accordo ci permetterà quindi di raddoppiare, sì, se non sbaglio, i tre anni di rinnovo. Non vorrei dire una castroneria, perché ancora non è ufficiale proprio. Ufficioso ma non ufficiale, quindi 3 anni di contratto nuovi al doppio dei soldi, quindi dai 14 ai 30 milioni l'anno, perché nel prossimo triennio questo accordo porterà 105 milioni di euro nelle casse del Milan. Bene, uno dice: beh, però vuol dire che in società il marketing è migliorato, sta migliorando il nostro brand. Il nostro brand sta sempre più espandendosi. È così. Ho spento la tele. È così. Però io vorrei capire una cosa. Noi siamo sempre alla ricerca del fottutissimo pareggio di bilancio. E con questo accordo, voglio dire, più gli incassi dagli stadi, la Champions League, gli ottavi di finale, noi l'anno prossimo, in teoria, dai 66 di quest'anno dovremmo, se non pareggiare del tutto il rosso di bilancio, perlomeno diminuire, cioè dimezzarlo, almeno dimezzarlo. Quindi dico una cosa, io chiedo, no? Ma non si può aumentare qualcosina, spendendo qualcosina di più sul mercato, ma uno non mi chiede di fare acquisti alla De Ketteler, tre acquisti alla De Ketteler all'anno. Però c'è due. Cioè, i soldi adesso, ragazzi, iniziano a esserci. Siamo la squadra che ha meno debiti in Italia. E io mi devo vedere, a parte, vabbè, la Juve che fa quelle zozzerie lì, che vabbè, sono alquanto, come dire, schifose, poco attendibili. Cioè, io sono stufo. Io sono veramente stufo. Io mi ricordo da piccolino, meglio, quando c'era ancora Berlusconi, cioè quando si apriva il mercato, i ragazzini, i bambini sognavano il grande nome, ma nessuno vi chiede il grande. Si sa che il Milan non li vuole fare, sti grandi nomi. Il Milan non è che dice vendo Leao, mi vado a prendere, che cazzo ne so, Sancho dal Manchester United. Non fa queste cose qua. E poi adesso mi attaccherò all'altro discorso che voglio fare, al nuovo giocatore di cui ho sentito parlare, che conosco. Però, raga, i soldi essendoci, cioè adesso potremmo iniziare a cacciare moneta. Perché se quelli lì vengono penalizzati e c'hanno un rosso di bilancio veramente terribile, quelli con la maglia bianco e nera, la maglia dei carcerati. E poi toccherà anche la seconda squadra di Milano. Quindi adesso è bisogno di schiacciare su quel cazzo di acceleratore, e come dire, dare la sgasata finale. Proprio per diventare in Italia, non dico imbattibili, perché comunque il campionato italiano, cioè, secondo me non è scarso, non è tra i migliori, ma è molto molto competitivo. Cioè, ci sono quattro squadre, a differenza degli altri campionati dove esistono Real Madrid e Barcellona, un po' l'Atletico. In Inghilterra ci sono tante squadre forti, ma alla fine se la giocano Manchester City e Liverpool, massimo il Chelsea. In Germania non ne parliamo, esiste solo il Bayern. L'Italia è un campionato molto competitivo. Quindi noi dovremmo, non dico trasformarci nel Bayern d'Italia, perché è impossibile,
Però dare quell'accelerata in più che permetterebbe di vincere scudetti, magari uno dietro l'altro, non dico una decina o nove come ha fatto la Juve, ma due o tre di fila si potrebbe fare, dovremmo farla questo salto qui. Non parlo dell'Europa perché l'Europa, regà, là si vede veramente che serve avere veramente il grano. Se vuoi andare sempre più avanti, devi fare dei mercati esagerati. Milan non li vuole fare, non li può fare. No, non è che non li può fare, non li vuole fare. Perché, ragazzi, parliamoci chiaro: il Milan non vuole fare queste spese. Ma uno capisce queste cose, cioè, nel senso, si può capire. Però, cioè, parlando con un tifoso come me. Non mi trovate d'accordo perché una volta ogni tanto, ragazzi, cioè, lo sprint lo devi dare. Lo sprint lo devi dare. Cioè, tu ti dovresti presentare già il 4 di gennaio. Che non dico che deve giocare già il nuovo acquisto, ma cioè, dovresti quasi già averlo preso. Devi avere già la mentalità fissa su chi andare a prendere, cioè, essere, come dire, programmato già per la seconda parte di stagione. Capisci? Cioè, capite? Quindi io questa cosa qui non la vedo. Milan cerca sempre di fare queste scommesse che delle volte ti ripagano. Perché, ragazzi, se guardiamo la nostra formazione titolare, il di più sono scommesse vinte, ma sono scommesse. Perché quando va via Donnarumma, cioè, tutti avevamo le mani nei capelli, me compreso. Perché nessuno se lo aspettava che questo qua era più forte, Maignan era più forte. Theo Hernandez era una scommessa vintissima. Tomori, vintissima. Tonali, vintissima. Bennacer, una scommessa vinta alla grande. Leao, ma sono tutte scommesse che ti sono andate bene. Ma delle volte ti capita il De Ketelaere che fa fatica a ingranare. Capite quello che voglio dire? Quello. Dovevamo prendere dei giocatori già affermati per, come dire, per dominare in Italia, cioè francamente per dominare in Italia. Comunque, chiuso questo discorso qui, voglio parlarvi di questo giocatore che ho sentito che il Milan sta seguendo, anche questo, classe 2000. Io lo conosco e vi posso dire che è un gran bel prospetto. Adesso fidatevi di quello che vi dico io sui giocatori, fidatevi. È un gran bel prospetto. Però anche lì, gioca nell'Lens, si sta parlando di Luà Openda. Lois, scritto Lois, in francese si pronuncia Lua, Openda. Classe 2000, gioca nel Lens. È stato comprato quest'anno dal Bruges, anche lui. A parte che dal Bruges escono grandi giocatori. Però, se poi ti va male, siamo punti a capo un'altra volta. E non va bene questa cosa qui, non va bene. Non va bene. Questo, raga, io, da un giocatore che conosco, è stato pagato 10 milioni di euro. Praticamente è cresciuto nel Bruges, ha fatto un anno in prestito, mi pare, in Olanda. Poi è tornato al Bruges quest'anno e il Lens l'ha pagato 10 milioni. Sta facendo grandi cose, sta facendo in Francia, parliamoci chiaro. Praticamente è una punta centrale, sta giocando punta centrale, però può fare tutte e due le fasce. Perché, raga, è una lippa che via, va proprio sguiscia via dappertutto, è velocissimo. Però io non vorrei che questa cosa qui, capite cosa voglio dire? Non vorrei che il discorso Leao si pensa a questi giocatori qua. Quindi, io spero di essere stato chiaro. Vorrei dei giocatori un po' più pronti, un po' più affermati al posto di queste scommesse, semplicemente. Anche perché dal punto di vista finanziario e dirigenziale stiamo facendo grandi cose, il brand del Milan si sta sempre più espandendo. Ma dal punto di vista sportivo vorrei quella cosa in più. Tutto qua, cioè proprio il riassunto di questi 9 minuti di video è tutto qua. Io vi saluto e ci vediamo domani. Ricordatevi sempre, non so chi lo guarderà per 9 minuti e mezzo questo video, magari dovevo dirlo prima, di iscrivervi al canale, altrimenti a Natale non ci arrivate. Chi non si iscrive al canale non arriva a Natale, ditelo a tutti. Mettere mi piace e condividere e attivare la campanella. E fatemi sapere anche nei commenti qualcosa se siete d'accordo con me. Ciao a tutti, a domani!